Ciao a tutti, siamo qui oggi con Marco Tononi, noto DJ e produttore discografico del Bresciano. Vuoi raccontarci un po' di te, no? Ciao ragazzi, piacere essere qua oggi con Rosy, scusate, ci siamo appena conosciuti e iniziamo subito col dire che ho intrapreso la strada del DJ perché negli anni 80, fine anni 80, era un po' la tendenza ed era il sogno ambito da molti ragazzi. Fortunatamente arrivare al giorno d'oggi sono riuscito a mantenere questa passione e trasformarla da quando è arrivato l'euro al mio lavoro unico. Ho avuto altre esperienze lavorative, tra cui ballerino, girate di moda, provini a Cinecittà come attore, ma ovviamente prendere quel percorso significava rinunciare a un po' la vita di famiglia, un po' agli amici, mi hanno un po' illustrato a spanne su com'era poi vivere nel mondo del cinema e ho deciso di fare un passo indietro, di dedicarmi alle persone che era DJ. Adesso sto un attimino valutando anche il fatto della televisione. Abbiamo delle collaborazioni con RTV Network di Brescia e faccio parte di un web radio, radiolightmusic.com, che appunto collabora con questa televisione e stiamo facendo un concorso, per karaoke professionisti e stiamo girando un po' di location nel bresciano perché giustamente RTV Network, siamo di Brescia, e ha più piacere a restare nel nostro territorio. Dopo io come DJ faccio anche matrimoni, mi piacciono i matrimoni, perché c'è modo di conoscere la gente, di stare a stretto contatto, di creare amicizie. Il DJ invece nel locale dove la console è piazzata là a 10 metri, è bello anche lì, ma è un po' più freddo l'ambiente. Poi diciamo che sono un vocalist che tende sempre a parlare sotto la musica e non riesco proprio a esprimermi al 100% con i matrimoni, feste in piscina, manifestazioni in piazza, ecco, sono più coinvolgenti. Nonostante tanti anni che faccio DJ, ogni volta che vado su una console o davanti a determinate persone mi sembra sempre di essere alle prime armi. E per quanto riguarda un consiglio ai nuovi ragazzi che intraprendono questa strada, fatelo se vi piace farlo, ma non svendetevi. Marco, ascolta, un'ultima domanda, ma in questo paese, in questo particolare momento storico, c'è ancora speranza per i sognatori? Diciamo, una bella domanda, e da come la vedo io, sognare è una forma di benessere mentale, fisiologico, perché senza sogno non vedrei proprio nessuna scappatoia per, diciamo, vivere in Italia, perché senza andare in contesti fuori da quello che è il mondo musicale, ci siamo accorti tutti che in questi anni purtroppo noi italiani siamo stati messi un po' in disparte. Ti ringraziamo per questi minuti, per questo tempo che ci hai dedicato e invitiamo gli ascoltatori ad andare su radiolightmusic.com per conoscerti meglio, perché lo meriti e viva i sognatori. Poi ovviamente potrete andare a visitare la mia pagina di Facebook markt.dj per esteso, o altrimenti trovami come Marco Tononi, il mio profilo privato.